L'elemento che contribuirà a rendere unica ogni serata è naturalmente lo spettatore che in un gioco di specchi, sghembi e deformanti potrà riconoscersi in frammenti dell'animo, del comportamento di questi protagonisti. È la commedia disperata e tragica di due pensionati poco più che sessantenni che hanno scelto di fare della casa la propria volontaria prigione, spinti dalla paura instillata da una politica che semina odio e dalla progressiva perdita di umanità dovuta anche all'uso indiscriminato di web e televisione. Casa a casa, una prova d'amore e una novità assoluta che debutterà giovedì 17 ottobre per la regia di Nino Romeo, che è anche autore del testo, nella Sala Chaplin di Via Raffineria a Catania, prodotta da CTS e Gruppo Iarba Gria Teatro. Il malo sentire di questi personaggi è in tanti di noi, quindi non sono né macchiette né caricature. Gli anziani sono particolarmente fragili ed esposti, ma questo malo sentire lo ritroviamo in tante fasce d'età. Lo dimostrano anche gli episodi di cronaca, per cui questo malo sentire, come ho più volte detto, esplode in maniera irrefrenabile e violenta. Un lavoro attento alle sfumature e ad un'interpretazione sempre più efficace. Niente caratterizzazioni, proprio per far emergere quel malo sentire che c'è dentro. È un'operazione, quella di Casa a Casa, che ci ha consentito nel tempo, a poco, di rendere la complessità di quella che in qualche modo appare in certi casi come definirla, una psicosi collettiva, ecco. E il finale, in qualche modo, poi ci spiega cosa significa esattamente quel sottotesto, una prova d'amore. L'elaborazione musicale e la composizione sonora dello spettacolo portano la firma di Giuseppe Romeo, le canzoni sono quelle di Jacques Brel. Facciamo installare l'allarme. Che ce ne facciamo? Stiamo sempre in casa. Così avrò una cosa in più da ricordare.